sta per nascere. Faccia un bel respiro. Torno subito. Congratulazioni, è una bambina bellissima. Infermiera, aiuto! Oh, arrivo subito. La mia bambina! Che succede? Credo sia il momento. Oh, ti appoggio qui, piccola. Respiri, ok? E spinga. Oh. Wow, tutto bene, una bambina! Che giornata e quante nascite! Posso tenere la piccola? Oh, certo! Qual era la sua? Era questa. Ma sì, sicuramente. Oh, grazie! Come sei bella! Tutto è andato bene. Riportiamo anche te dalla tua mamma. Finalmente, grazie. Sei proprio bella come la tua mamma. Oh, ma guardatela! Sveglia! Oh, ma voglio dormire ancora. Devi andare a scuola. Fai sul serio? Svegliati, svegliati! Voglio dormire! Svegliati! Certo che sei proprio fastidiosa, sai? Oh, questo è troppo! Pronto? Mi serve il tuo aiuto. Arrivo subito. Mettiamoci al lavoro. Che noia. E quindi vedete... Oh, posso aiutarla? Lei viene via con me. Ma è per quella multa, forse. Guardi che avrei pagato. Wow, non me l'aspettavo questa. Ma dove mi trovo? Che succede? Cos'è questo chiasso? Vorrei dormire io. Prenda questo. Grazie, ottimo lavoro. Dovere. Che uomo fascinoso. Oh. Quindi il nucleo contiene protoni e neutroni. Così dovrebbe andare. Giorno, mamma. Ciao. Hey. Mi aiuti a pettinarmi, per favore? Ma certo, lascia fare a me. Grazie, mamma. Questo forchettone torna sempre utile. Vorrei cambiare un po' l'acconciatura. Pensavo a dei codini. Splendida idea. Resta ferma, non vogliamo incidenti qui. Mamma? Tutto a posto e l'aspirapolvere. Che te ne pare? Wow, mi piacciono, mamma! Sei mitica. Farei di tutto per la mia bambina. Buona giornata. Dovrei lavorare come parrucchiera. Ok, è ora di andare a scuola. Ho messo tutto nel mio zaino? Sì. Oh? Da dove sono caduti? Oh no, questa non ci voleva. Mamma? Forse potrei usare quella busta, sì. Sì, può funzionare. Mamma, posso usare la busta? Questa? Sì, certo. Grazie, mi serve. Che è successo? Ok, qui i miei libri staranno fermi. Almeno spero. Ok, vado. Ciao, mamma. Qualcosa non mi torna. Ah, ho la scarpa slacciata. Adesso l'allaccio, non voglio inciampare. Che bella busta d'immondizia. Giornata fortunata. Ok, posso andare a scuola. Ma dov'è la mia busta? Era qui. Non dirmi che... Oh no, ehi, torna qui. Sono un vero schianto. La mia borsa di oggi, carinissima. Devo andare, mi sa. Adoro il mio look di oggi. Ma ho finito le borse. Le ho già usate tutte? E adesso che faccio? Oh, certo! Le sue nuove borse, signora. Fantastico. Le ho scelte io stesso per lei. Spero siano belle, non voglio cercare un nuovo maggiordomo. Oh, orrenda. Vediamo questa. Oh, l'adoro.
Proprio perfetta, sì. E si va a scuola. Devo proprio darmi una sistemata. Voglio provare questo trattamento viso. Speriamo bene. Oh, però, interessante. Voglio una pelle splendida. Oh, com'è piacevole. Ne metto ancora un po'. Vado alla grande. Ho rubato i cetrioli dall'insalata di mamma. Non mi resta che aspettare adesso. Ok, ci siamo. Wow, ho la pelle così morbida. Già che ci sono, mi sistemo anche le unghie. Ci vuole un po' di colore. Ecco cosa mi serve. Alla mamma non serve questa vernice. E chi ha bisogno di smalti? Ecco qui. Oh, che bella tonalità. Con le unghie colorate è tutta un'altra cosa. Adoro, sono fiera di me. Oh, è da un po' che non mi depilo le gambe. Meglio pensarci adesso, sì. Con un po' di pazienza. Au, au. Oh, ci è voluto un bel po'. La prossima volta ceretta. Che bella dormita. Oh, è già arrivato il mio giorno speciale? Pronto, voglio prenotare l'intera spa. Ogni tanto bisogna farsi un regalo. Signora? Scelgo questa. Ottima scelta. Si rilassi, penseremo noi a tutto. Ah, è davvero tutto perfetto. Magari potessi rilassarmi anch'io. Facciamo il contorno occhi adesso. Sto benissimo. Questa manicure le dona. Ah. Oh, stai attenta. Non l'ho fatta apposta. Ah, mi manda via. Non l'ho fatto apposta, ho detto. Odio questo lavoro. Ti tengo d'occhio. So che posso farcela. Metto solo qualche striscia per la ceretta. Farà un po' male, pronta? Ci siamo? No! Fatto! È stato facile! Adesso ho le gambe lisce. E io ho ancora un lavoro. Te li sei guadagnati. Oh, com'è generosa! Grazie, ci vediamo il prossimo mese. Dura la vita di chi è ricco. Questo è il posto giusto per il nostro picnic. Ottima scelta, mamma. Mettiamoci comodi adesso. Che caldo che fa. Si cuoce qua fuori. Il sole scotta. Che bella giornata. Come stai, tesoro? Oh no, sei un po' arrossata. Davvero? Fa malissimo. Aspetta, ho quel che fa per te. Ecco qui, usa questa. Grazie, mamma. Mi sa che è finita. Pensavo ce ne fosse ancora. Classico. Fa niente, mamma. Sembrerò una ragosta. Ma no, deve esserci qualche rimedio. Ah, ci sono. Un cetriolo? Fidati. Wow, era già tagliato. Comunque, grazie. Ma no, non mangiarlo! Strofinalo sulla scottatura. Ah, ho capito! È proprio vero! Funziona! Che sollievo! Ehi, non così in fretta, signore! Ciao! Adesso che mi dici? Dico, entrate e divertitevi! Questa sì che è vita! Mi serve la protezione solare. Ha chiamato, signora? Mi permetta. Non troppa. Grazie, adesso sparisci, mi rovini la tintarella. Agli ordini, signora. Ci vorrebbe qualcuno per spalmarla. Che caldo. Qualcuno venga a rinfrescarmi. Ci penso io, madame. Così va meglio. Cosa può esserci di meglio? Ma dico, guardate, anni e anni di ricerche e fatiche, ora ci siamo, che meraviglia! E adesso il tocco finale, devo solo prendere alcune misure. Sì, sono pronto. Ci siamo!
Oh no, detesto quando succede. Eh? Ma quello cos'è? Wow, ripariamoci! Ehi, ma che bella tutina che ho. Ciao. Wow, ha funzionato. Ops. Spero di non aver combinato un guaio. Dove mi trovo? Ma che, davvero? Questa non me l'aspettavo. Beh, io ho un sacco di soldi. Ah, sì, eh? Beh, anch'io. Ma dove sono? C'è un ragno gigante. Ehi, che carino qui. Oh, e ho un diamante gigante. Sì, qui fa proprio al caso mio. Ciao, ma che bel sorriso. Un vero gentiluomo. Cominciamo? Ci sa proprio fare. Potrebbe smetterla? Mi serve la siringa. Cosa? No! Ma è ricca, doveva dirlo subito. Li prendo io, ok? Questo cambia tutto. Davvero? Guardi qua. Wow, come luccicano. Proviamoli, che dici? Li adoro! Wow, sono così brillanti! Ora di cena! Menù di stasera, ramen! Mi piacciono un sacco! Che buon profumo! Au! Oh, il dente! Mi sa che devo andare dal dentista! Oh oh! Non mi piace. Oh, che male. Oh, ciao. Oh. Ok, non sarà così brutto. A chi tocca? A me. Oh, che roba. Le costerà caro. Ho solo questo. Ah, si rivolga allora altrove. Spiacente. Cosa faccio adesso? Wow, guarda lì. Forse ho un'idea. Finalmente ha un sorriso da star. Ok, basta che piaccia a te. Vorrei tantissimo un paio di stivali così. Sono all'ultima moda. Ma tutto quello che ho è robaccia. Di sicuro non sono all'ultimo grido. Ehi! Che cos'hai lì? Sto cercando dei calzini da mettere. Ah, questi non li posso indossare. Che altro c'è qui? Oh, carini questi. Se lo dici tu. Sì, indosserò questi. Non male. Ok, andiamo. Aspetta. Ho avuto un'idea. Basta un po' di creatività e avrò degli stivali favolosi. Indosso la calza sopra la scarpa, su, fino al ginocchio. Poi faccio un buco per il tacco. È stato facilissimo. E sto da favola. Forza, andiamo, è tardi. Wow, adoro i tuoi stivali. Come hai fatto? Segreto, andiamo. Wow, che cos'è questo? Che curiosità. Oh, un invito a una festa! Che posso mettermi? Voglio provare un look nuovo. Carino! Casual, ma bello. Ok, andrò così. Adesso mi serve una collana. Ci sarà pure qualche gioiello che posso mettere. Un ragno, tutto qui! Beh, ti lascio lì comodo. Ehi, Jasmine! Come stai? Guarda qui. Niente male, eh? Wow, ma è vero? Sei matta, ho il terrore degli aghi, ho usato un pennarello. Allora puoi disegnare una collana per me? Certo, e la farò anche magnifica. Ci vuole anche una gemma? Splendido, non muoverti. Fai il solletico. Finito! Wow, è venuta bene! Vieni con me alla festa? Oh, certo, adoro le feste! Un'altra lettera da un fan?
Ah, un invito. Ci vuole una bella festa? Ha suonato? Come posso servirla? C'è una festa e devo essere bellissima. Ma lei è sempre bellissima. Mettiamoci al lavoro. So cosa ci vuole. Anzitutto devo prendere le misure. Ora posso scatenare la creatività. Si comincia. Oh, mi gira la testa! Ma ho finito. È un vero capolavoro, mia cara. Ma come è finito? E i gioielli? Non posso uscire di casa senza. Ho un asso nella manica ancora. Elegante, splendida e di classe. No. Magari qualcosa d'oro? Ups, quello è il mio orologio. Che ne dici? Non se ne parla. Difficile. Oh, ci sono. Prendo questa. Ehi, i soldi! Chiedo scusa. Così va meglio. Che ne dice di questa? Oh, beh, non posso dire di no ai diamanti. Loro e io siamo una cosa sola. Ecco qui, te li sei guadagnati. Adoro il mio lavoro. Che festa grandiosa, oh? Adoro questa canzone. Un attimo, ma vedo doppio? Che confusione. Cameriere? Buonasera, signora. No, non voglio queste cose. Lasci che le mostri questo. Voglio questo qui, ok? Naturalmente. Io torno subito. Oh, avrei dovuto portarmi un giaccone. Un attimo, non ci sono aragoste al Polo Nord. Oh, che caldo che fa. Devo rinfrescarmi. Ok, aragoste? Nah. Sono fuori forma. Oh, ecco! Lì troverò una aragosta. Presa! Come mai ci vuole tanto? Ecco a lei, signora. Buon appetito. Non male, direi. Oh, che sollievo. Stasera sono scatenato in cucina. Un pochino di spezie. Così, un po' di salsa. E ora mischiamo tutto insieme. Profumo delizioso. Un po' d'atmosfera. Deve essere tutto perfetto. Una bella cenetta per due, naturalmente al lume di candela. Metto le posate migliori e do anche una lucidata. Così ci siamo. Credo sia tutto pronto. Oh, no, no, giusto. Ci vuole il tocco di classe. Così dovrebbe andare. Jasmine! Sorpresa. Ma che cos'è? Permettimi. Oggi per te uno specialissimo ramen. Oh, non dovevi. Sembra buonissimo. È perfetto. Tu sei perfetta, tesoro. Tutto quel cucinare mi ha fatto venire fame. Proprio buono questo ramen. Complimenti allo chef. Oh, finalmente a casa. Voglio solo rilassarmi per il resto della giornata. Ma che cos'è? Ciao! Mamma! Va tutto bene, tesoro? Oh, hai incontrato tua sorella, vedo, sorpresa! Cosa? Diventeremo migliori amiche! Bisogna festeggiare! Siete così carine, è il giorno più bello! Bene, vi lascio da sole, così cominciate a conoscervi. Mamma. Non
torna qui, Ben. Posso divertirmi un po'? Ehi, come va? Indovina dove mi trovo? Nell'ufficio di mamma. Adesso sbircio il suo computer. Quale sarà la password del suo compleanno? No, forse il mio nemmeno. Tu ci vai alla festa? Aspetta, ti richiamo. Guarda, guarda, diamo un'occhiata. Wow, è favoloso! Chissà che cosa ha regalato a me. Un libro di biologia. E ad Ava un vestito? È incredibile. Non capisco che cosa è saltato in mente a mamma. Però, forse posso fare qualche modifica, così imparerà. Ecco, adesso andrà molto meglio. Le starà proprio bene. Ah, mi sento meglio. Arriva qualcuno. Mamma! Oh, ciao! Sì, sì, no, solo mia madre e mia sorella, sai com'è. Ehi? Come mai il computer è acceso? L'avrò dimenticato così. Ah, le mie belle figlie. Vediamo i risultati dei vostri compiti. Io ho avuto il massimo, mamma. Chiaramente sei la migliore. E ho la sufficienza. Tranquilla, hai fatto del tuo meglio. Ho qualcosa qui per voi. Adesso sì che ci divertiamo. Oh, ma che sbadata, ho scambiato le etichette. Adesso va bene. Vi meritate dei regali, ragazze. Grazie, mamma. Questo significa che... Oh no, siamo così fortunate. È proprio quello che volevo. Grazie. Non c'è di che, dolcezza. Mi sa che tocca a me. Oh, che bel vestitino, grazie. Dai, provalo. Oh, sembra un po' diverso. Va di moda così, mamma, grazie. Va di moda così, dici, eh? Oh, forse l'hai distrutto tu. Oh, aspetta, ecco, stai benissimo. Quanto detesto questa lezione. Allora, chi sa risolvere questa equazione? Forse... Jasmine, vieni alla lavagna. Dice a me? Avrei da fare. Va bene. Forza, Jasmine, puoi farcela. Che invidia. Ok, comincia. Sarà uno strazio. Ok, vi lascerò a bocca aperta. Mica sarà così difficile. Stiamo aspettando. Allora, tolgo l'uno e divido per... Ah, so io cosa fare. Sì, ne sono sicura. Oh, oh. Non voglio risolvere l'equazione. Oh, ma non c'è problema. Ti trovo subito qualcos'altro da risolvere. Ti prego, non dirlo a tua madre, la preside. Perché il gesso non viene via? Uso la manica. Non potrebbe sbrigarsi? Oh, scusa, e questo forse? Lo so. Wow, è senza speranza! Nessuno è perfetto. Il risultato è zero. Oh, giusto! Oh, meno male, mi stavo preoccupando. Oh, la matematica non è per tutti, torna al tuo posto. Devo trovare un nuovo lavoro. Oggi sono proprio stracolma di lavoro, mi prendo una pausa. Oh, eccoci. Come sono belle le mie ragazze. Crescono così in fretta. Sono così fiera di loro. Ok, torniamo al lavoro. Ma prima sistemiamo un po' l'ufficio. Preside, dobbiamo parlare. Sua figlia è una catastrofe. Ma dov'è? Ah, eccola, senta, non è per questo che mi pagano. Non si agiti, prof, ci penso io. Ma era solo una piccola esplosione. No, non mi dica. Tu, seduta, subito. Questi dagli a me prima di fare altri disastri. Deve proprio farne un dramma, eh. Sono davvero spiacente, così tanto. Si assicuri che lei... Au! Ancora? Scienze non è la mia materia, mamma. Succede ogni volta, ne ho abbastanza. E a proposito di farne una tragedia, devo rimettere a posto sempre tutto io. Ecco,
un attimo. Ava, ha rovinato lei tutto quanto. Devo toglierla da questa foto, letteralmente. Meno male che con le forbici ci so fare. Fatto, finalmente, non vedevo l'ora. Ah, ok, respira. Adesso la foto è molto meglio. Punno la mamma! Sono fiera di te, la migliore della classe. Ma dov'è Jasmine? Non ci si può fidare di lei. Allora, pensavo di fare un vulcano ancora più grande. Ambiziosa, ma sono sicura ce la farai. Cos'è questo disordine? Oh no! È la tua testa! Wow! La fotografia... Che fine ho fatto? Jasmine! Che dici, ci divertiamo? Mamma è così ingiusta! Non vedo l'ora di uscire da qui! Ma che... Ava! È ovunque! Ecco, così almeno mi sono sfogata! A che servono queste lezioni? Mica mi servirà questa roba nella vita! Oh, mi sa che sono stanca o le allucinazioni! Ma poi pensaci a cascate in pieno, che ridere! Un attimo, che sta succedendo? Che giornata! Mi ci vuole proprio un bel sonno e domani tutto andrà meglio. Ma che... No! Non può essere! Sorridi! Toglimi le mani di dosso. Andateci piano, ragazzi! Siete così belle, vi voglio bene! Compito in classe! Si fa sul serio! Vi tengo d'occhio voi due! Ci siamo! Perché perdere tempo con queste cose? E non sai com'era vestita! Questo smalto è favoloso! Ok, prossima domanda! Wow, dovrebbe imparare a godersi la vita. Io intanto mi stiro i capelli. Avrò fatto tutto giusto? Oh no, resta poco tempo. Ok, devo scrivere qualcosa, immagino. Copierò le sue risposte e mi rendo la vita più semplice. Ah, non riesco a vederle. Meno male che ho sempre con me la lente d'ingrandimento. Ma ancora non basta. Non resta che una cosa da fare. Ah ah. Magari un aiutino? Oh, certo, subito, corro! Sembra un accino, ne sono sicura. Guardi da vicino. E chiedo scusa. Ma che sta facendo? Non farci caso. Così va bene? Ancora un po' più vicino. Perfetto. Tempo scaduto. Ma non ho ancora finito! Bravissima, Jasmine! Sul serio? Ma cos'è appena successo? Compito finito. Ah, adesso avrò sempre la mia famiglia davanti agli occhi. La metto qui, starà bene, sono fortunata. Guardali, sono tutti perfetti. Ora devo tornare al lavoro, però. Chi mettiamo in punizione oggi? Oh, ciao! Ciao, mamma. Come butta? Come stanno oggi le luci dei miei occhi? Ho preso il massimo, mamma. Fantastico, sono fiera di te. Ho preso da te il mio cervello. Fa vedere. Ottimo lavoro, ti meriti un premio. Te lo sei meritato? Grazie, mamma. Continua a impegnarti. E tu invece, Ashley? Niente soldini per me? Prima vediamo che voto hai preso. Ma che importa? Beh, ecco, contenta? Cosa insufficiente, ma scherziamo? Sono sconvolto e deluso. Sì, sì, va bene. Niente soldi per te. Chi se ne? Me ne vado. Non è giusto. Sono al verde. Oh. Almeno un bicchiere d'acqua è gratis. Ah,
Ma non c'è acqua. Dai, che ti prende? Che giornataccia. Oh, la mia bibita è finita. Ho un'idea. Tempo di mettersi in affari. Ecco qui. È un piacere fare affari con te. A chi tocca? Wow. Non è certo una sorpresa. Le insegno io gli affari. Rendiamo le cose più interessanti. Aggiungo delle mentine alla bibita. Grazie, un'altra in arrivo. Ma cosa... No! Ah, dobbiamo scappare! Ah! Mamma, aiuto! Ma dove andate? Tornate qui! Avrei dovuto immaginarlo. Dobbiamo fare un discorsetto. Dobbiamo uscire insieme. Ci sto. Cosa? Ciao. Non ci credo, David mi tradisce. Oh, tra noi è finita. Adesso darò una bella lezione ad Ava. Penso di essere perfetta. Che cosa posso fare? Ah, trovato, i grandi classici funzionano sempre. Un bellaccio attaccato davanti alla porta. Assicurato a questa pianta. Proprio quello che stavo cercando. Adesso ci divertiamo. Sarà uno scherzo epico. Devo fare un video. Ciao Ava, come sta la mia bambina? Oh, ma che bel libro. Sto imparando tantissimo, vuoi vedere? Guarda qui. Wow. Forza. Leggerlo mi ha aperto gli occhi. Oh, dopo di te. Si va in scena? Oh no, accidenti! Wow! Oh no, sono in un mare di guai! È opera tua! Non so di che cosa parli, mamma è stata Ava! Io non farei mai una cosa simile! È vero? No, certo che no! Sono su tutte le furie! Posso spiegare? Ti voglio bene. Vedete, l'equazione è davvero importante. Wow, straordinario. Che insegnante. Noia. Devo filarmela. La matematica è così appassionante. Mi serve più spazio. Ok, dov'ero? Quell'uomo è un genio. Chris è un secchione. Fantastico. Non posso credere che siamo parenti. È semplicissimo, rimuovo l'esponenziale e la soluzione verrà da sé. Ma a che serve la matematica? Ecco. Ehi, Einstein. Che c'è? La devi smettere. Qualunque cosa sia, non mi piace. Devi rilassarti. Che succede? Ecco, così va meglio. Chi vuole studiare i videogame? Oh, sì! Ma c'è tanto da imparare ancora. Ecco. Ma non si fa. Puoi farlo davvero? Lo sto facendo. Chiedo scusa. No, le equazioni! Non può essere vero. Questo sì che fa per me. Giochiamo. Odio tutto questo. Molto insolito. Lasciati andare, vivi la vita. Ashley, sei la migliore. Oh, ragazze troppo buone. Dirò tutto alla mamma. Mamma, sono io il tuo angioletto. Devi vedere una cosa. Ma che sta succedendo? Oh, beccate. Mia eroina, sapevo che non mi avresti deluso. Ciao, tesoruccio. Non va bene. Punisci la mamma. Mamma? A sinistra, ci sei? Sì. No, mamma, che fai? Non capisco. Voglio dire... Ashley? Ecco, ora va meglio. Niente videogame in classe. In punizione. No, non è possibile. Che brivido. Cosa? Molto meglio questo delle equazioni. Mamma? Mamma, ci sei?
Mamma, dove sei? Ehi, non c'è mai. Sbircerò il suo laptop. Ah, ma non conosco la password. Vorrà dire che aspetterò. Ah, ha perso tutto il suo gusto. Può andare con le altre. Oh, ma guarda lì. La mia splendida mamma. Che dici? Oh, preferisci me? Lo sapevo. L'ho sempre saputo. Oh, guardate, mi sono la preside. Tu in punizione. Io mi faccio un selfie. Non mi stanno male, devo dire. Ah? Questo lo prendo io. Sono intelligente. Tutti creperanno di invidia. Cos'era quello? Ho trovato un tesoro. Sono le risposte a tutti i compiti. Ho fatto tombola, cavolo. Woohoo! Qui ci sono le risposte ai test. Dammele, dammele. Prego. Un altro cliente soddisfatto. Grazie. Oh no, mamma non è come sembra. Davvero? Devo andare. Ashley! E poi mi ha sorriso. Non ci credo. Silenzio, comincia la lezione. Oh, buongiorno, prof. Avete studiato per il compito di oggi? Mettetevi composte, si comincia. Manca qualcuno. Dov'è Ashley? Non ne ho idea. Succede così ogni volta. Ehi, cervelloni, vi sono mancata? Che cosa indossi? Sei in ritardo. No problem. Ora sono qui, no? Maleducata. Hai per caso un problema? No. Che si dice, prof? Ashley, non andrai lontano così. Ora chiamo tua mamma. Sì. Abbiamo un problemino qui. Sua figlia, come al solito. Eccola, vedi? Ciao, Ashley. Ciao, Ava. Ciao, mamma. Esprimo solo la mia personalità. Che male c'è? Non indossa la divisa. Ah, ecco sì. Forse so come rimediare. Ci penso io. State benissimo, ragazze. Un gran bel look. Ma non mi piace. A me sta benissimo. Guarda quello. È proprio necessario? Stai da favola. Risolto. Grazie, mamma, ti voglio bene. Devo trovarmi un nuovo lavoro. Ah. C'è qualcosa di buono qui! Bingo! E il pranzo ce lo siamo procurato. Oddio, chi è? Si sta avvicinando! Per favore, non farmi male! Cosa vuoi? Ah! Allontanati da me! No, 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 no! Non oggi! Aiuto! Apritemi! E dai, per favore! Qualcuno apra la porta! Aiuto! Oh! Oh! Wow! Che luccichio! Wow, posso entrare? Evviva, evviva! È la mia pizza! Ah, vuoi la mancia? Dammi un attimo! La sto masticando solo da un'ora e mezza! Ok, ciao! È pizza! Hai preso la diavola! Ma prima di mangiare, devo postare una storia! Ehi, ma dov'è finita? Cosa? Io mi prendo la pizza, allora. E me la mangio qui. Nessuno mi può rubare la pizza. Devo ancora postarla. Cosa? Di nuovo? No! Sul serio! Cosa? Ok, riprovo un'altra volta. Non mi troverà mai qui. Ecco! Mi prendi in giro! Tina! Ferma lì! Tina? Almeno mi ha lasciato questo trancio di pizza, finalmente! Ta-da! Buon appetito! È valsa davvero la pena! Ma non avevo un trancio di pizza in mano! Capita! Questa è la mia stanza preferita! Guarda questi bei fiori! Dammeli! Ehi, dove hai imparato a fare la modella?
Sì, su uno dei miei tanti red carpet. Ah, e questa? Questa è dello scorso anno. Le tengo qui. Aspetta, fai attenzione. È cristallo vero. No! Il mio cristallo! Ah, più, per poco non succedeva un disastro. Comunque, lo tengo con me d'ora in poi. Sediamoci un attimo. Vuoi del tè? Buono e caldo. Ecco qui. Sorseggialo lentamente, ok? Oh, aspetta, devo rispondere. Pronto? Torno subito. Ha un sapore disgustoso. Facciamo finta di averlo bevuto. Nessuno lo saprà. Cosa c'è da fare da queste parti? Cosa c'è dietro a questa porta? Lo sposto un attimo. Non mi sta guardando nessuno. Wow, bellissima questa stanza! Non ci credo che esista una cosa del genere. Oddio, può sempre diventare mio amico. Questo sembra comodo. Bella fantasia. Ah, che bello. Buonanotte, amico mio. Non passavo una bella serata al cinema da secoli. Sei davvero tu, Liam? Wow, canti benissimo. Anche la canzone è bella. Chi è? Saresti così gentile ad aprire la porta, per favore? Va bene. Devo fare tutto io qui. Sì? Oddio, no! Ciao! Beh... chi era alla porta? Qualcosa di importante? Un po' di gente con la videocamera. Aspetta. Wow! Diteci di più della vostra recente rottura! Mi hanno trovato! Cosa posso fare? Tieni! Cos'è? Fidati di me, ok? Ottimo, non ho nulla tra i denti, vero? Ma posso mettermi degli occhiali più adatti. Ok, perfetto. È l'ora dello show! Ok, ragazzi, ecco lo scoop. Ascoltate attentamente. Ehi, chi è quella ragazza? Come ti chiami? Come fai a conoscere Liam? Perché non parlano con me? Beh, almeno abbiamo fatto notizia, giusto? Vieni, è ora di divertirci. Ora ti faccio vedere come si fa. Segui me. Non puoi ballare con la pizza, dammi qua. Tu e la tua pizza. Ehi! E ora guardami. Incrocia, alza le braccia. Sì, ti sto seguendo. Continua a ballare. Oh, il mio preziosissimo trancio di pizza, veloce! Che buono! Odore di pizza. Niente pizza qui. Tina, sto ballando, non vedi? Per poco non mi beccava. Questo cappello tornerà sicuramente utile. E ora inclinati così. Che bello, sto imparando! Oh no, si è appiccicata! E dai, cadi! È stato facile. Wow, attenzione! Preso! Per fortuna mi sono mosso in fretta. Rivediamolo. Sto bene. Ma tu stavi mangiando la pizza. Oh, Tina. No, ti piacciono i massaggi sulla pancia, vero? Così ho l'altra mano per scrollare la home. Hai visto? Pazzesco! Tina? Mi hai chiamata? Aiutami a fare questo video su TikTok, per favore. Ok. Per prima cosa salto con la scopa. Com'è? Beh, immagino sia venuto bene. Fammi vedere. Ma è la tua faccia, Tina! Ti sei dimenticata di girare la videocamera. Stavolta la tengo nel modo giusto, ok? Va bene.
Ok, sono pronta. Sì, sto riprendendo bene, guarda. Tina, non mi si vede nemmeno la faccia. Non è un video sulle scarpe. Ora lo metto in posizione io. E metto in posizione anche te. E ora stai ferma lì, ok? Sto volando su una scopa. Woohoo! Stavolta secondo me è venuto perfetto, dammi qua. Sono sulla scopa, ma non sembra figo. Non capisco cosa sbaglio. Chissà. Beh, almeno ci abbiamo provato. Ah! Ah! Aia! Scusa. Ora non sei più lucido sulla fronte. Anche io so truccarmi, sai? Oddio, Tina, col make-up fa un disastro. Fammi un favore. Certo, Liam. Mua, mua. Ok, ragazza, ora tocca a te. E ci vorrà un pochino. Oddio, orrendo! Bisogna ravvivare un po' questi capelli. Ok, e ora il viso. Non fa male, tesoro? Ne sei sicura? E ora dai la benvenuta a Tina 2.0. Il lavoro più bello che abbia mai fatto. Wow, eri seria! Grazie. Quanti glitter! E il vestito! Perfetto, sono in orario. Ma che succede qui? Wow, riesci a crederci! Aspetta, è davvero lei! Chi? Io? Non ci credo! Mi fai un autografo? Cosa? Ok, ma uso i miei fogli. Ecco qua. Ce ne sono per tutte. A quanto pare non sono più povera. Ok, non spingete! Ehi, la scuola non è mica una passeggiata. Che noia. Non voglio più giocare a questo gioco. Ho avuto un'idea su un'avventura da fare. Che ne dici di prendere dei soldi invece? Non voglio i soldi, non sono divertenti. Mi divertirò da sola. Da adesso inizia la mia nuova vita. Addio, Mickey la ricca. Non ho bisogno di te nel posto in cui sto andando. Carino qui. Questo è un po' meno. Uffa, odio spazzare. Vorrei essere ricca. Essere ricchi sarebbe molto più divertente e anche più facile. Va bene, ho deciso. Cercherò di arricchirmi. È così bello il tempo oggi, mi sto proprio godendo questa passeggiata. Aspetta un secondo, quella ragazza povera mi somigliava, forse me lo sono immaginato. Ehi, ma questa è una reggia! E questo cos'è? Sembra che qualcuno si sia perso la sua carta d'identità. Mickey, eh? Penso che potrei fingere di essere Mickey, ecco qua! Oh wow, questo posto è ancora più grande all'interno! Oh mio Dio, Mickey, ma che ti sei messa? Oh sì, sono Mickey al 100%, ecco la mia carta d'identità che lo conferma. Che ti succede? Perché indossi quegli stracci? Wow, mi stai solo dando tutti quei soldi? E vai, vado a fare shopping! Oh mio Dio, dove sarò andata? Eccoti, ti ho cercato ovunque! Ero preoccupata da morire. Aspetta, stai parlando con me? Certo, e ora tesoro, entriamo in casa! Wow, non ci posso credere, quanti vestiti! Cos'è questo qui? Uno specchio a grandezza naturale! Oh no, è uno di quegli assistenti integrati che possono aiutarmi in tutto! Ok, fammi provare questo vestito, mio Dio, sì! Mi sta benissimo, e ora provo qualcos'altro! Oh wow, un altro outfit magnifico, Mickey, a buon gusto, devo dire! Eccone un altro! Oh, non mi sono mai sentita così ricca e bella in tutta la mia vita! E guarda tutti questi accessori e gioielli! Va bene, oggi mi vestirò sicuramente così! Wow, non ci sono molti vestiti qui. Come fanno i poveri a vivere così? Forse qui troverò qualcosa di utile. Cos'è questa roba? Beh, qui è anche peggio. Perché è tutto così triste e noioso? Le cose colorate non costano mica di più. Uffa, non è per niente quello che mi ero immaginata. Che cos'è? Oh, un giornale. Fammi controllare la pubblicità. Ehi, ecco qua, ho trovato una stilista straordinaria. È proprio ciò di cui ho bisogno ora. La chiamo al volo, sono sicura che mi troverà uno spazietto. Spero che non ci metta molto ad arrivare qui. Ok, eccomi, e tu hai un aspetto orribile. Oh, potrei aver commesso un terribile errore. Sì, l'errore è quello che indossi. Va bene, ora mi metto al lavoro, risolverò il tuo problema. Sicuramente devo cambiare tutto. Questo colore qui non sta bene con la tua pelle. Ecco qua, un altro capolavoro fatto da me medesima.
State tutti a vedere. Stiamo per svelarvi un look nuovo e stiloso. Sta arrivando, quindi fatele un caloroso applauso. Oh sì, spacco con questo outfit. Oh, vuoi qualcosa di diverso? Allora che mi dici di questo set in lime? Con tanto di gonna a balze, troppe balze. E poi date un'occhiata a questo sobrio maglione oversize con una bella cuffia da doccia stile coniglietta. Sì, voglio un taco. Oh, cos'è stato? Qualcosa mi ha svegliato. Aspetta un secondo, c'è qualcuno in camera. Un ladro, cosa posso fare? Devo nascondermi. Qui probabilmente sono al sicuro. Aspetta però, non lascerò che si prenda la mia roba. È ora di mettere alla prova le mie abilità di picchiare duro. Mi avvicino giusto un po'. Ah! Oh? Oh no 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 no! Ah, ti ho beccato, brutto ladro! Volevi rapinarmi? Voglio vedere cosa rubi con le mani legate. Sono pazzesca, l'ho fermato. Aspetta un attimo, uno spolverino. Oh no, credo di aver fatto un terribile errore. Non è affatto un ladro, è solo la donna delle pulizie. Oddio, scusa, ti tiro su. Ecco, ti tolgo il nastro adesivo dalla bocca. Immagino tu lo rivoglia indietro. Troppi scoiattoli. No, mi hanno rubato le noccioline. Eh? Cos'è questo rumore? Credo di aver sentito qualcosa qui. Immagino sia meglio dare un'occhiata, non si sa mai. Vado in punta di piedi in salone. Cosa? Oddio! Non ci credo, c'è un ladro in casa! Ma è ridicolo! Oh no, mi hanno preso! Per favore non sparare! Farò piano, lo prometto, non voglio ferire nessuno! Oh mio Dio, riesci a immaginare un ladro che cerca di rubare qualcosa da qui? Questa è la cosa più divertente che ho sentito da un po' di tempo a questa parte. Dai, continua a cercare. In realtà sono curiosa di vedere se trovi qualcosa. Vabbè, ci sarà qualcosa di buono qui intorno. Ah, mi stai prendendo in giro. Controlliamo questo piccolo annaffiatoio. Niente, sono venuto fin qui per cosa. Avevi ragione, non c'è assolutamente niente che valga la pena rubare. Sì, te l'avevo detto che non c'era niente. Beh, diamine, ora mi sento un po' in colpa. Devi essere davvero povera. Penso che potresti stare anche peggio di me. Ecco, ho una barretta, prendila se vuoi. È anche la mia preferita, grazie ladro. Una volta ho dovuto combattere contro questo tizio enorme. Era alto tipo 20 metri. Direi che è ora di uscire dal letto. Ok, giusto, sono ricca ora. Signorina, ho le sue soffici pantofole se gradisce. Oh, che bello, sì, per favore. Mettimele pure ai piedi. Wow, sono soffici e calde, le adoro. Ok, e ora il suo spazzolino elettrico, signorina, l'igiene è molto importante. Oh, grazie, aspetta, cos'è questa roba? Immagino sia uno spazzolino, non ho mai visto niente del genere. Oh, wow, guarda, gira da solo. Oh, sì, serve a pulire le orecchie. Ok. No, in realtà è per i denti, col dentifricio. Si ricorda? Ci ha fatto ordinare il dentifricio dorato. Per dei denti bianchissimi. Ups, ti prendevo in giro, so che è dentifricio. Wow, non sapevo che l'oro sapesse di menta. Ecco qua, e ora ho i denti ufficialmente puliti. Anzi, pulitissimi, dato che li ho puliti con l'oro. Troppi robot, troppo poco prosciutto. Cos'è stato? Era una specie di urlo forte e stridulo o qualcosa del genere. Aspetta, e questo cos'è? Uno spazzolino. È questo il tipo di dentifricio che usa la gente normale? In realtà è solo una specie di polvere nera, non è un dentifricio. Beh, devo pulirmi i denti. Beh, ma questo è carbone in polvere. Il carbone sa di sporco e fuoco. Ma beh, almeno ho i denti puliti. Dei denti così luccicanti non vanno sprecati. Mi faccio un po' di selfie. Tesoro, ti sei svegliata, ti ho portato la colazione. Oh, un panino per la colazione, che strano, grazie mille. Questo dove l'hai preso? Ah, mi sta venendo una certa fame. Per fortuna ho uno snack. Sarà buonissimo, tutto cioccolato e cocco. Wow, è davvero delizioso. Ma l'ho già finito e ho ancora fame. Questa barretta di cioccolato non mi è bastata. Aspetta un secondo, sono ricca, so cosa posso fare. Ciao, sì, che bello, mi hai portato i miei snack, me li dai? Sì, questi sono i miei preferiti. Mi serve un cucchiaio gigante per questa crema spalmabile. Oh beh, se hai così fame ho altri snack per te. Wow, guarda come sono grandi questi lecca-lecca. E se vuoi ancora della cioccolata ce n'è? No, in realtà mangio questi marshmallow dopo. Wow, ci sono un sacco di dolci qui.
Sono piena ora. Non lo sono mai stata prima d'ora. Ed è bellissimo. Oh wow, qui hanno la mia crema spalmabile preferita. Un cucchiaio qui. Aspetta, tutto qui, non ce n'è più. Oh no, è finita. Non credevo potesse succedere. Immagino che dovrò spalmarla finché riesco quanto più possibile. Il pezzo di pane più brutto che abbia mai visto. Guarda il mio pane quanto è triste. La crema non più esiste e io sono una poetessa. Oh, è molto triste. Dallo a me. Forse riesco a racimolarne un po' di più. Su questo lato ce n'è un po' di più. Eccoci qua. Dovrebbe bastare per te. E ora lo spalmo sul pane così. Molto meglio, non voglio più sentire poesie tristi. Grazie mille, sei incredibile! Finalmente qualcosa da mangiare? Ottimo, non importa se sono ricca o povera, la cosa certa è che potrei mangiarlo tutto il giorno, tutti i giorni. Sai una cosa, quasi mi manca la mia vecchia vita. Chissà se alla mamma manco. Si sarà accorta che sono sparita. Questo per me è troppo. Ed è un bel po' che non vedo mia madre. Mi manca! Oh, guarda che bei capelli! Non voglio essere ricca senza la mia mamma. Lei mi ha fatto ricca nell'unico modo che importa. Mamma, sono a casa! Ti sono mancata? Oh, non mi sono mica accorta che sei andata via. Oh, che carino! Sono tornata ed ecco la mia mamma. Mamma! Quanto mi sei mancata! Oh, beh, non è bellissimo? Ti voglio bene, tesoro! Soldi! Quanto mi siete mancati! Wow, mi sa che questo è il posto giusto. I miei desideri si stanno per avverare. Come butta? Cioè, benvenuta. Grazie per avermi ricevuta. Spero davvero tu possa aiutarmi. Tesoro, io sono un genio. So cosa fare. Wow, quanti soldi! Ma non li voglio, scusa. Ma voglio qualcosa che valga di più. Alcune persone non si accontentano mai. Vuoi un po' di gioielli, eh? Guarda qui. Oro! Ma wow! Mi hai davvero stupita! Non credo che passerò! Sei difficile, eh? E allora stavolta? Stai vedendo? Wow! Wow! Che succede? Il tuo desiderio sta per avverarsi! Olivia! Ciao! Sta succedendo per davvero! Puoi dirlo forte! Questa è la tua nuova famiglia! Sono felicissima! Sembra bello! Anche io voglio! Che giornata! Troppo bello il negozio di caramelle! Non mi servono più le scarpe! E ora ci divertiamo! Pazzesco! Potrei passarci giorno e notte! Sono piena di zuccheri! Nulla potrà fermarmi! Mi gira la testa e mi piace! Signorina, calzini! In questa casa si indossano le ciabatte! No, non mi piacciono! Insisto! Prima devi prendermi però! Ciao ciao! Signorina, la prego! Si fermi! No, troppo lento! È stato divertente! Ok, puoi mettermele! Finalmente! Bleh. C'è qualcosa che non va? L'odore è opprimente! Bleh. Ma come? Li ho lavati la scorsa settimana! Non sono così sporchi, no? Odoriamo un secondo, ok? Puzzano, ma posso usarle per fare altro! Metto il calzino sul tavolo, poi leggo un filo all'altezza della caviglia. Tiro bene e stringo. Il nodo deve essere ben saldo. Ora taglio la parte sotto. Posso farci uno scherzo al maggiordomo dopo. Poi arrotolo il calzino così. Ok, dovrebbe andare. Metto del riso nel calzino. Lo riempio fino all'orlo. Poi lo tiro su e lo chiudo con un altro filo. Non voglio che il riso cada. Perfetto! Leggo un altro filo al centro. Poi uso un altro calzino come cappellino, poi aggiungo gli occhi e delle perline per il naso e i bottoni. Sembra che questo pupazzo di neve abbia molto freddo, così gli metto una sciarpa. Così starà al calduccio. Ehi, sveglia! Yuhu! Mi gira la testa. Sono stati i calzini. Ti ho fatto una cosa, spero ti piaccia. Wow, guarda qua. Carino, eh? Adorabile. Lo custodirò come un tesoro. Ne ho un altro. Oh, sono amici. Grazie, Olivia. Aspetta, ma cos'è questo odore? I calzini? Devo bruciarli! Questi denti devono brillare sempre! Menta! Il suo uovo, signorina, è fresco e di stamattina. Beh, che dovrei farci? Non le va? Tesoro, stai bene? Fai qualcosa! È solo un uovo.
Torno alla pulizia dei denti. A tavola! Che schifo. Ma mi è venuta un'idea. Sta a guardare. Prendo il filo interdentale e ci faccio un nodo. Ma prima di stringerlo, ci metto dentro uno stuzzicadenti. Poi stringo per bene. Poi uso il filo per tagliarlo. Lo muovo a zigzag. Separo tuorlo da Chiara, delicatamente. Guarda qua. Secondo me questo ti piacerà di più. Sembra bello! Voglio provare! Mi piace! Sono contenta, tesoro! E ora fai la brava, la mamma deve fare un po' di shopping online! Cioccolata! Mancano solo i marshmallows! Che buono! Sta vedendo, vero? Questa è la mia colazione ideale! Ehi, è mio! Fidati di me! Prendo una ciotola grande, poi ci metto dei crackers! Andiamo col topping al cioccolato! E aggiungo i marshmallows. Poi altra cioccolata. Non è mai abbastanza. Poi sopra ci metto altri crackers. Faccio freddare per una decina di minuti. Ora sono freschi. E poi li immergo nell'impasto per pancakes. Devono essere totalmente ricoperti. E poi friggo. Attenzione che l'olio è bollente! Quando l'impasto si fa dorato, tolgo dall'olio. E il suo piatto è pronto, signorina. Sarà dolce, croccante e appetitoso. Wow, questo sì che mi piace! Assaggiamo! Buonissimo! Assaggio. Addio, dieta. Ma ne è valsa la pena. Posso sempre farmi una liposuzione. Conosco un buon medico. E ovviamente uno per me. Perfetto. Davvero? Guarda! Puoi farlo più spesso. Complimenti allo chef. È bello passare del tempo insieme. Preferirei un hamburger. Wow, guarda qua! Guarda quante bolle, mamma! Sono magiche! Anche io voglio farle, farò le mie bolle! Ehi, mamma! Che stai facendo? Ho i vestiti tutti bagnati! Devo asciugarli! Volevo solo farti sorridere! Aspetta, mi è venuta un'idea! Mi servono altre cannucce! Taglio le cannucce in pezzetti piccolini, poi di lato ci metto della colla. Poi ci attacco un'altra cannuccia. E continuo così. Voglio creare un alveare. Faccio lo stesso con cannucce di altri colori. Faccio una forma di stella. Le unisco e poi ci attacco una cannuccia lunga. Wow, bellissima! Ma mi servono le bolle! E so dove trovarle! Metto la cannuccia nel bicchiere. I buchi devono essere tutti riempiti. E ora, bolle! Wow, guarda che belle! Ma da dove vengono queste bolle? Mamma, ci sono delle bolle nel mio bicchiere! Ma in che posto siamo? Wow, amo le bolle! Oh, tesoro, che bella accoglienza! Fantastico! Potrei scoppiarle tutto il giorno, mi sento così giovane! Ancora voglio altre bolle, troppo divertente! Ups, non sembrano contenti. È tutto ok, tesoro. Forse è stato un errore. Continua, tesoro. Mamma, calmati, basta. Non esce spesso. Forse mi sono lasciata trasportare. Mi siedo. Che imbarazzo. Niente gomiti sul tavolo, tesoro. Devo fare le valigie per la vacanza. Devo prendere un sacco di cose. Ma mi servono tutte. Ora la chiudo. Userò la mia tecnica fidatissima e comprovata. Di solito funziona. Dai! Che stai facendo? Guarda che disastro! Oh, tesoro! È tutto ok? Ti aiuto. Ho fatto il mio meglio, mamma. Lo so, tesoro, ma non c'entra tutto nella valigia. Ma so cosa fare. Inizio mettendo il calzino nella scarpa. Poi ci metto altre cose dentro. Così risparmio un sacco di spazio. E ora le metto in valigia. E ora metto le penne nelle altre scarpe. Così è tutto in ordine. E ora? Questi vestiti. Nessun problema, li metto per terra. Ok. E ora che sono piegati, ci serve una bustina ermetica. Metto i vestiti nella busta. E ora mi serve l'aspirapolvere. Questa farà una bella differenza. Metto il beccuccio nel sacchetto. E poi tolgo l'aria.
Metto un'etichetta sul sacchetto e ora in valigia. E ora ho un outfit per ogni giorno. Ecco qua, valigia finita. Wow, mamma, sei bravissima a fare le valigie. Direi che siamo pronte per partire. Aspetta, manca una cosa. Non posso lasciare quel mio orsetto. Deve venire con noi. Ci serve una valigia più grande. Oppure possiamo provare qualcos'altro. Ora hai un bello zainetto. Forza, dobbiamo prendere un aereo. Ho qualcosa per te, tesoro. Wow, come sono luccicanti! Mi piacciono tantissimo! Grazie, mamma, sono perfette! Non vedo l'ora di metterle! E sono anche comode! Che ne pensi? Stai benissimo! Mi sento grande! E ora devo solo provare a camminarci! Non è mica facile! Wow! Piano! Olivia, stai attenta! Ops, scusa mamma, è stato un incidente! I miei jeans si sono rovinati! Mi dispiace! Non ti preoccupare, posso sempre comprarne un altro paio, devo cambiarmi! Ecco, molto meglio! Wow, che hai fatto? Dopo ti faccio vedere! Wow, impressionante! Ehi, come va? Guarda quel vestito, mi è venuta un'idea! Devo essere furba! Non devo farmi beccare, sono un ninja! Devo fare qualche modifica a questa gonna. Sicuramente non se la prenderà. Taglio questa parte, ma devo sbrigarmi. Salute! Fatto, è ora di mettersi al lavoro. Questi jeans dovrebbero stare nella spazzatura. Ma farò in modo che sembrino come nuovi. Inizio facendo un bel taglio lungo la cucitura. Taglio fino a su e rimuovo un pezzo di stoffa. Faccio lo stesso dall'altra parte. E ora li metto al rovescio. Userò la carta vetrata per sfilacciare i bordi. Così saranno più casual. Poi applico della colla per tessuti sulla coscia. Prendo il materiale che ho rubato prima e lo attacco alla colla. Piego il materiale e lo premo. Ed ecco un nuovo paio di jeans. Mamma, mamma, guarda, ti ho preparato una cosa. Wow! Oh, sono bellissimi! Sono molto soddisfatta. Mamma, sei bellissima! Oh, che dolce! Credo di avere un nuovo paio di jeans preferiti! Puoi realizzare tu tutti i miei vestiti e hai occhio per la moda! Grazie! Quindi questa è la stanza in cui la mamma si trucca. Non scoprirà mai che sono stata qui! Guarda quanti profumi! Che odore di fiori! Wow, è un portagioie! Dovrei aprirlo! Wow, c'è un sacco di roba dentro! Che bello! Ora me la metto. Ah, non mi entra! Oh no, non va per niente bene! E ora che faccio? Direi che è ora di scappare via. Tipo, subito! Wow! Ah, cosa sta succedendo? Soda! Proprio quello che mi serviva! E ora mi trucco. Molto meglio. Mi sta chiamando qualcuno. Ehi, che succede? Ti chiamo dopo. No, sto cadendo! Aia, che male! La mamma si arrabbierà tantissimo, ma credo di poter rimediare. Vediamo un po'. Tiro per bene il filo. Poi faccio una linea zigzag con la colla a caldo. Devo fare delle palline su entrambi i lati del filo. E ora inverto i colori. Stavolta riempio gli spazi. Verrà benissimo. Prima che la colla si asciughi ci metto dei glitter. I gioielli devono brillare, no? Dovrebbe bastare. Direi che ci siamo. Molto meglio delle perle di mamma. Lo metto nel portagioie. Oh, ciao tesoro. Devo mettermi una collana. Ecco qua. Guarda, l'hai fatto per me. Sorpresa! Preferisco le perle. Perché non te la metti tu, questa? Oh, grazie mamma. La metto subito. Che potrei mettermi? Maggiordomo, vieni qui! L'ho ordinata oggi. Wow, bellissima! Lo so, ho il gusto per le cose costose. Ma questa non romperla, però. Non prometto niente! Ehi, Teddy, che pelliccia soffice! Oh, sei troppo buono! Oh, ragazzi, vi state proprio simpatici! Sentite anche voi questo odore? Grazie ragazzi, non mi servite più. Un muffin? Non è un sogno, vero? Deve essere il mio giorno fortunato. Giù le mani, è mio. Ma io ho fame.
Sorridi, te ne stai per andare. Sono stata adottata? Beh, credo sia ufficiale. Chissà chi saranno i miei genitori. Wow, cos'è questa luce? Ah, i miei occhi! Già spesso provoco questa reazione. Niente foto, per favore. Dove sono i paparazzi? Ma chi sta parlando? Wow, sei bellissima! Ciao, sono la tua nuova mamma. Mamma, non sai da quanto volevo conoscerti. Vieni con me, ma attenzione alle extension, sono super costose. Benvenuta nella tua nuova casa. Sono tutte per me. Wow, non ho mai visto così tante torte. Aspetta di vedere questo. Stai scherzando? Wow! Teddy sta bene. Ho attutito la sua caduta. Iniziamo lo spettacolo. Ci siamo. Oh, wee! Ho adottato una bambina. Puzzava tantissimo. La la la. Wow, non male. Mamma! Psst, da questa parte! Sorpresa, guarda cosa ho disegnato! Mamma! Oh, wee! Devo attirare la sua attenzione! Devo agire con astuzia! Passerotto ad Aquila! Attivare protocollo del silenzio! Questo è Rock! Tu vieni con me! Preso! Sta andando tutto secondo i piani! Ora tocca a me! Wow, com'è pesante! Le mie orecchie! Mickey, ehi, non è difficile! Mamma, sono la tua nuova band! Che ne dici? Ti prego, fermati! Le mie orecchie sanguinano! Basta così! Mamma, guarda come roccheggio! Oh, ma è normale? Wow, brucia! Cosa? Mickey, non ti muovere! Torno subito! Aspetta, adesso è ok! Ecco, questo ti sarà utile! Ora sembra tutto a posto! Credi che sia portata? Ma certo, perché non provi le maracas? Magari sono più adatte. Che carine. Iniziamo a divertirci. Che strazio. Forse non sei portata per la musica e il mio concerto è proprio stasera. Ciao, New York! Gina, ti adoro! Stasera sul palco ci sarà mia figlia. Suonerà per me. Wow, come va? Che è successo alle maracas? Andrà tutto bene? Mi sono esercitate. Wow, è un prodigio. Yeah, yeah! Woohoo! Uno dei migliori concerti di sempre. Sha la la la. Fantastico. A solo. Oh, fermati. Ma cosa... Buu! Questo l'ho posto subito. C'è qualcosa che non va? Mamma, scusami, ho fatto del mio meglio, ma posso comunque rimediare. Guarda un po', possiamo usare un telefono. Ottima idea. Ehi, mi serve il tuo telefono. Perché? Fidati, passamelo. Oddio, Gina sta usando il mio telefono. Rimettiamo lo show in carreggiata. Forza, mamma, mi serve solo una chitarra. Yeah! La 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 la. Wow, ha una voce angelica. Gina, Gina, Gina. Oh, wee. Sono una rockstar. Oh, grazie mille. Siete un pubblico stupendo. Vi amo tutti. Devo firmare tutte queste foto? Essere una superstar è stressante. Non ce la posso fare. Mi ci vorrà una vita. Ci vorrebbe un modo più rapido. Oh, mamma, che stai facendo? Mamma sta cercando di lavorare, piccola mia. Non ci sono solo jet privati e vacanze di lusso. Devo aiutare la mamma. So come tirarle su il morale. Decorerò le sue fotografie. Le farò sapere quanto è speciale per me. Mickey, che stai facendo? Ti dimostro il mio amore. Oh, piccola mia, è molto carino. Ma ho un'idea migliore. Perché non decori anche queste? Wow, davvero? Grazie, mamma. La mamma intanto si rilassa un po'. Com'è divertente? Lo farai tutto il giorno. Non capisco perché mamma si lamentava. Ho quasi finito. Ehi, cos'è stato? Spero che sia la casa di Gina. Questa è la quarta casa che visito. Ah ah, bingo! Ehi,
Bimba, vuoi vedere i miei disegni? Ma certo! È la mia mamma! La figlia di Gina che autografa le sue foto? Che scoop! Vuoi un autografo anche tu? Wow, lo scoop più facile di sempre! Grazie, piccola! Ecco a te, te li sei meritati! Wow, sono un mucchio di soldi! Grazie, misterioso sconosciuto! Chiamami se hai qualche altro gossip! Mamma, guarda qui! Soldi? Il modo migliore per svegliarsi! Wow, guarda quanti autografi! E quanti soldi! Piccola mia, sei fantastica! Ho altre foto pronte per te! Grazie! Mamma adora la mia arte! Sono pronta! Ok, iniziamo! Oh, sto per diventare una star! Ciao ragazzi! Pronti per una botta di energia? Mickey sarà la mia assistente! Eccomi qui! Ciao a tutti! Adora essere al centro dell'attenzione! Oggi, pancake! Abbiamo tutti gli ingredienti! Iniziamo versando la farina in una ciotola! Cucinare ha un effetto rilassante! Wow, quanta polvere! Non vedo nulla! Così va meglio! Iniziamo a mescolare! Così! Anche io! Mamma, guarda! Come te! Yes? Stavo per dimenticare gli altri ingredienti! Torno subito! Ho un'idea! Ma è un segreto! Farò uno scherzo a mamma! Aggiungo del sapone nell'impasto dei pancake! Ma non diteglielo! Ho preso lo sciroppo! Ecco a te, Mickey! Lo aggiungiamo alla farina! Non sospetta nulla! Aspetta, devo prendere una cosa! L'aiuto un po'! Lo aggiungo alla sua ciotola! Non ne servirà molto, avrà comunque un ottimo sapore. Sono tornata con un ingrediente speciale. Cos'hai lì? Niente. Oh, devo prendere la frutta rossa. È la mia occasione. Che stai facendo? Sento odore di scherzo e di qualcos'altro. Oh, è così? Wow, sembrano così buoni. Aggiungiamoli all'impasto. Adoro le fragole. Ho un'idea! Ci serve della frutta secca e un peperoncino piccante. Mettiamo la frutta nella ciotola. Facile, vero? Oddio, non si è accorta di nulla! Com'è divertente! Spero che le piacciano i topi. Ecco che arriva. Un topo! Ah, odio i topi! Aiuto! Che schifo! Non mi sembra un amante degli animali. I nostri pancake sono pronti e sembrano deliziosi. Che profumino! Mamma, che mi dici del sapore? C'è qualcosa che non va. Attenta, il mio cappello! Cosa? Che è successo? Forse non sei brava come pensavi. Wow, mamma, siamo diventate virali! Guarda quanto siamo popolari! Wow, ci adorano! Mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo! È già mattina? Questo sì che è il risveglio perfetto. Fiori per il mio fiorellino, ma nessun fiore è bello come te. Ciao mamma, ah, che bel pensiero. La colazione a letto, che meraviglia. Te lo meriti tesoro, sei tutto il mio mondo. Bel concerto ragazzi, dateci dentro con Rock. Oh, ma stavo dormendo. Ogni mattina la stessa cosa, fa sempre chiasso. Farai tardi a scuola. Mamma, ma è sabato! Forza, andiamo! Ah, com'è morbido! Sei ancora sveglia? Volevo leggerti una favola della buonanotte. Sì, mamma, che bello! Questa ti piacerà? Un po' di polvere magica? Ogni principessa ha una corona. C'era una volta una bellissima principessa di nome Jennifer. Vieni, orsacchiotto, è ora di dormire. Abbracciami forte! Cos'è questo rumore? Sarà mica un mostro! Ok, ce la puoi fare! Ciao, piccola! Oh, ma che ti salta in mente? Mamma! Che faccia hai fatto? Pensavo di leggerti una storiella, tipo questa! Questa! Non dormirò stanotte! Guarda qui! Quasi finito! Questa festa dovrà essere perfetta! Direi che ci siamo! Dimenticavo i cappellini da festa!
Non sto nella pelle. Ma dai, è per me. Sorpresa, ti piace? Tantissimo, mamma. Ho un regalino per te, ma non sbirciare. Ok, mamma, non guardo. Chissà che cos'è. Ora puoi aprirlo. Ta-da! Per me, mamma, non dovevi. Però dammelo adesso. Spero ti piaccia. Un'altra scatola? Ok, divertente. Un'altra scatolina? Ma quante scatole ci sono? Non sembra tanto grande. Non hai idea? Dai, aprilo! Ok. Sul serio? Mamma, una macchina! Ed è tutta mia! È il giorno più bello della mia vita! Devo subito condividerlo sui social. Quanto sono fotogenica! Ok, sì, non toccarmi però. Dai, è il tuo compleanno, esprimi un desiderio. Brava, tieni gli occhi chiusi. Questa la prendo io, non si scherza col fuoco. E... Oh! Ti pareva! Dovevo immaginarlo. Vaniglia! Non piangere, fatti una risata. Ho un regalo per te, tanti auguri. Mi hai davvero fatto un regalo, wow! C'è sempre una prima volta. Grazie tante, credo. Niente male, eh? Ti starà benissimo. Devi avere qualcosa di nero da indossare. Basta il pensiero. La metterò da parte insieme a tutte le altre. Devo fare un po' di shopping. Quanto mi piace questo libro! Wow, questo è un colpo di scena! Guarda la mia piccola intellettuale. Ciao, mamma! Ciao, cara, ho qualcosa per te. Lo apriamo? Sì, grazie! Metti via i tuoi libri, non ci servono. Quello che serve è un servizio da te. Ma che carino! Ci giochiamo? Vuoi un po' di tè, bambolina? Con piacere, tante grazie. Ah, ti sto stracciando! Oh, no! No! Un gioco da ragazzi. Dai, mamma, mettici un po' di impegno. Stai varando. Il mio joystick non funziona. Funziona e come? Prova con gli occhi chiusi. Ok, a mali estremi, estremi rimedi. Mamma! Non ti dai più tante arie, eh? No, come hai fatto? Non capisco. La prossima volta ti batterò. Questo gioco neanche mi piace. Meglio così. Io me ne vado. In fondo qualcuno deve pur comportarsi da adulto. Ci vediamo? Ah, proprio non sa perdere. Rovina sempre tutto. Un bel pranzetto buono e genuino, quello che serve ad ogni ragazza. Le preparo anche lo zaino. Oh, i suoi libri. Ma quanti ne ha? Jennifer! Ciao, mamma! E giù! Hai starnutito? Non ti senti bene? Sto bene, mamma. La prudenza non è mai troppa, adesso ti visito. Ma no! Non mi piace. Oh, ok, ho visto abbastanza. La mamma si prenderà cura di te. Questo ti rimetterà a posto il naso. Mamma, è fastidioso! E poi bisogna farti stare al caldo. Au! Mamma, ma che fai? Adesso puoi andare. Grazie. Odio la mattina, ma devo alzarmi. Oh no, è tardissimo! Mamma! La mia chitarra. Mamma, sono in ritardo, alzati! Oh, la mamma ha fatto le ore piccole ieri sera. Come sono tornata a casa? Era una festa da sballo, però. Ho una fame. Cos'è questo profumo? Ah, quel che mi serve, sì. Mamma, non ho niente per il pranzo. E che posso farci io? È la mia colazione. Va bene, tieni. Tutto qui. Non ti va mai bene niente, eh? Ok, da qua. Contenta adesso? No! Non è un pranzo, sono avanzi! Ma che problemi ha quella ragazza? Ah, se n'è andata. Posso dormire?
Spero di non sognare vestiti bianchi. Guarda, mamma, ho un libro di ricette. Ora preparerò qualcosa. Cosa? Ah, sì, ok, brava. Mi servono ingredienti e strumenti. Credo sia tutto. O forse no. Mamma, che faccio adesso? Ma che ne so, mescola tutto come fanno in TV, dai. Dici? Sarà. Mescoliamo tutto allora. Però è divertente. Un po' di latte. La farina. Oh no, devo starnutire. È solo un po' di muco, non ti ucciderà. Guarda, vedi come cucino. Stai facendo un disastro. Adesso sotto col frullino. Sta venendo bene. Mamma, sono brava. Come no, in silenzio però, la mamma sta leggendo. Grazie, secondo me... Adesso è pronto, sì. Devo solo infornarlo. La mia prima torta, speriamo sia buona. Da grande sarò una chef. Che cos'è questa puzza? Qualcosa che va a fuoco? Che succede lì dentro? Sembra che... Oh, che male. Jasmine! Allora, il segreto per cucinare bene è l'organizzazione. Devi avere tutti gli ingredienti pronti. Sì, credo sia tutto. Cominciamo con le uova. Dai un colpetto così per aprire il guscio. Senza che si rompa, però. Posso provare? Ma certo, cara, provaci. Solo un colpetto. Ecco la forchetta. Wow, guarda, ce l'ho fatta! Bravissima, piccola! Adesso aggiungiamo il latte. Devi solo versarlo. Così? Brava la mia bambina! E adesso gli altri ingredienti. Adoro cucinare, sono bravissima! Oh, ho sbagliato! Tranquilla, succede. Ok. Ottimo lavoro! Adesso mescoliamo tutto. È un vero spasso! Vedi come sono brava? Adesso versiamo l'impasto nelle forme, con cura e attenzione. Sembra buonissimo. Dobbiamo metterli in forno, vieni. Quello fallo tu, mamma. Regoliamo il timer. Mi è venuta un'idea. Per dirti quanto ti voglio bene. È un cuoricino! È così bello! Sì, è perfetto! I muffin sono pronti? Ah, sì! Senti che profumino! Questo è per te. Veloce, guarda qui! Assicuratevi di prendere il mio lato buono! Vi ho detto cosa sta per succedere! Oh sì? Beh, adotterò un bambino! La notizia del secolo! Sarà una notizia da prima pagina! I paparazzi non mi lasciano mai in pace! Ok, solo un'altra fotografia! Cos'hai per me oggi? Salve, è così bello conoscerti! Audizione terribile! Sul serio? Sappi che non mi sono mai piaciuti i tuoi film! Il prossimo! Salve, sono Mia! Sono divertente ed eccentrica! Fammi vedere come. Guardami! Ecco cosa so fare! Oh, noiosa, il prossimo! Salve! Prenda me! Chi ha parlato? Qui sotto! Salve, sono Julie! Troppo bassa! Che cafona! Oh, mi sto stufando! Mi piace l'oscurità! No! Troppo strano! Oh! Com'è inquietante! Non troverò mai qualcuno da adottare! Ahem. Forse dovrei comprare un'auto! Cosa sta succedendo? Wow! Cos'è stato quel rumore? Hai un problema? E tu da dove vieni? Non importa, andiamo! Ok... Sorridi per le telecamere, tesoro! Smettila di sembrare in imbarazzo! Saluta i miei adorati fan!
Ehi! Com'è divertente! Vanno sempre matti per i miei capelli, è un classico! Sembra facile. Ci proverò. Ai, il mio collo! Un autografo? Oh, va bene! Amo tutti i miei fan! Immagino che io me ne starò qui. Ehi, occhio! Ecco a voi, conservatelo! Andiamo, tesoro! Ah, devo fare pipì! Bene, del mio nuovo film, è meraviglioso! I critici lo adorano! Quella è solo mia figlia! Ignorala, io lo faccio sempre! Aia! Oh wow, un criceto! È così soffice, l'ho trovato io per prima! Essere una mamma è così gratificante, mi scusi! Ciao, signor criceto! È meglio di qualsiasi premio! Vieni qui! Spero che ci siano altri animali soffici! È così luminoso, mi fa male gli occhi! Cerca di sembrare affascinante! Va bene così? Credo di sì! Lo sto facendo bene, mamma! Penso di aver fatto la scelta sbagliata! Io vado via! Una bella mattinata rilassante! Aspetta! Non puoi vedermi senza trucco! Ora va meglio! Ho una reputazione da mantenere! Allora, e adesso? Oh, quello era il mio stomaco! Mamma, ho fame! Devo fare tutto io! Burro, è la mia colazione! Suppongo sia cibo! Ups! Hai interrotto il mio selfie! Ora basta! Prendi questi! Questo è tutto ciò di cui avrai bisogno! Vuoi che cucini? Ok! Quanto può essere difficile! Non dovrei avere una ricetta o qualcosa del genere! Che importa! No! È divertente! Mi hai quasi presa i capelli! Stai attenta! Eh? Adoro cucinare! Dovrebbe bastare! La panna! Devo scuoterla per bene! Spero che sia buona! Farei meglio a controllare! È buonissima! Smettila! Cosa manca? Ah, le uova! Non ho mai provato a fare il giocoliere! Sono abbastanza brava! Non osare! Wow! In arrivo! Mi hai quasi presa in faccia! Ups! Guardami! Sono un disastro! Questo vestito è couture! Non preoccuparti, posso sistemare tutto! Mi mancano solo gli sprinkles! Davvero? Era proprio necessario? Wow, guarda tutte queste scarpe! Incredibile, vero? Da dove dovremmo iniziare? Questo cappello sembra carino! Mi sta bene! No, proprio no! Ah, pensavo mi facesse sembrare misteriosa! Ok, andiamo a fare shopping! Queste mi piacciono! Queste? Prendi questo! Ora, questa sì che è carina! Ci serve! Oh, mi piace! La compreremo! Non posso portare ancora molto! Mi servono degli stivali! No! Questi sono così stagione scorsa! Cosa abbiamo qui? Interessante! Li prenderò! Dai, ancora non abbiamo finito! Questo negozio sembra piuttosto costoso! Per una borsa! Wow! Oh, cos'è questo? Amo il colore! E questa da dove arriva? Penso che dobbiamo parlare! È così bello rivederla! È tutto? No? Prenderò tutto! Tutto quanto? Ma andiamo!
Eccellente! Impacchetto tutto quanto? Non voglio portare tutto a mano! È piuttosto pesante! Grazie! Aia! È caduta come un sasso! Lascia che ti aiuti! Grazie! Di solito ho uno stilista che lo fa per me! Spero che servano gli hamburger! Non essere sciocca! Continua così... Perfetto, grazie! Sono perfetta! Bene, grazie! Ho così sete! Ne ho proprio bisogno! Aspetta! Chi è questo tipo? Deve essere la giusta temperatura! Cosa sta succedendo? Va bene! Beh, nulla di fuori dall'ordinario, direi! Grazie! Sembra buono! Non di nuovo! Mi permetta! È questo il suo vero lavoro! Ha la giusta croccantezza! Vai fuori di qui! Chissà se riesco a leccarmi il naso! Lo chef l'ha fatto di nuovo! Oh, il mio preferito! Vi spiego, lo proverò io per lei! Ho un palato delicato! È veramente buono! Cosa stai facendo? Vattene! Godiamoci il pasto! Che bello! Solo noi due! Quello strano uomo è tornato! Ho detto vattene! Com'è fastidioso! Bel colpo! Dovremmo farlo più spesso! Manca pochissimo! Che cavolo! Vattene via! Ricordami di licenziarlo! Non preoccuparti! Puoi avere questo! È la cosa più bella che qualcuno abbia mai fatto per me! Siete così dolci! Ew! Prendi questo! Ladro di cibo! Questo è troppo stressante! Devo rilassarmi! Ah, molto meglio! Ehi, come va? Ho solo te come amica, ma parli un po' troppo poco. Vediamo che si può fare. Ho seguito di più a pozioni. Credo di potercela fare. E ora un po' di magia. Quello scheletro sarà un buon segno? Beh, cosa vuoi che succeda? Proviamo. Cos'è quel rosa? Oh no! Cosa ho fatto? Non può essere. Mi dispiace tanto. Sarò più attenta in classe. Ma che sta succedendo? Sto sognando. Non ti ricordavo così alta. Sei gigantesca. Fa freddo lassù. Ciao, mercoledì. No, grazie. Oh, cos'è quel muso? Non osare. Che carina. Apri grande. Aspetta. No. Ok, apri. Ma che... Beh, ho la nausea. È tutto rosa. Non ti piace? No, è accecante. Fa qualcosa. Metti questi. Da qua. Come hai potuto? Ah, meglio. Decisamente più il mio stile. Lo immaginavo, guarda pure. Wow, quanti bei vestiti. Stupendo, anche questo. Questo mi starebbe benissimo. Oh, e quello? Scegli quello che vuoi. Posso avere questa? Non credo che... certo. Ora esci però. Yuppie! Ah, hai trovato le scarpe. Non sono male. Queste? Di solito odio i tacchi, ma queste mi intrigano. Ti stai divertendo? Amo fare shopping. Sei come me! Ora non esageriamo. Oh, che morbidi! Ora ci toccherà comprarli. Che importa? Guarda! Uno scheletro e un bel vestito! Credo che ci siamo! Come mi sta? Bene! Ottima scelta! Mi sento super chic! Voglio provarlo! Wow, mi sta benissimo! Mi ero detta di non piangere! Come crescono in fretta! Stai benissimo! Dimmi qualcosa che non so! Vediamolo senza occhiali! Ma... è... rosa! Oh!
Ups, lo sapevo. Sistemiamo i capelli e... pronta! Sorpresa! Non farlo più! Qualcosa non va! Tanti auguri! Ti ho preso una cosa! Spero ti piaccia! Oh, che carina! Non dovevi! C'è dell'altro? Giralo! Oh, ma a me piace il mio look! Ma è il pensiero che conta! Cominciamo? Ho un brutto presentimento! Questa c'è sempre stata! Vediamo cosa abbiamo qui! Ah, ma te ne occupi tu? Ferma un po'! Questo via! Ho un'idea! Sarai bellissima! Cioè? Non male! Ed è solo l'inizio! Via il rossetto! Il nero risalta al meglio una pelle di porcellana, dà quell'effetto cadaverico! Diverso, ma mi piace! Questo lo ripassiamo! Decisamente meglio. Non è un po' troppo? No, è perfetto. Voglio vedere. Ora? Un nuovo vestito. L'ho scelto io stessa. Non metto spesso il nero, ma non mi sta male. Manca qualcosa però. Le scarpe? Le che? Che mi metto? Tranquilla, ci penso io. Perfette! Hai un occhio niente male! Sono una guru della moda. Balliamo. Adoro questa parte! È uno spasso! Vieni qua. Ehi, questo non era nei piatti! Spero tu abbia fame! Ti ho fatto una bella insalata. Ingrediente segreto l'amore. Nah, passo. Non l'hai nemmeno assaggiata! Che mangi allora? Sono più tipa da ciambelle. Tada! Non puoi mangiare quelle! Ah sì? Sicura? Mi godrò ogni singolo morso. Sembra fantastica. Ho già l'acquolina. Andiamo! Sì, è perfetta. Dovresti assaggiare. Neanche per sogno. Beh, meglio per me. È davvero incredibile! Idea! Devo fare in fretta! Ehi, ridammela! Guarda qua! Dai, provale! Sei proprio una seccatura! Sono troppo colorati! A me piace il nero! Dai che ti piacciono! Dubito! Tanto ho questo! Sembra delizioso, vero? Ma dove l'hai preso? Irrilevante. L'importante è che sia buono. Wow, riuscirò a morderlo? Mi arrendo. Ho passato ore su questi macaron. Nessuno te l'ha chiesto? Oh, ora basta, vieni qui. Eh? Non è bellissimo? No, è tremendo. Perché fai così? E dai, rilassati, lasciati andare. Fermati. Smettila, ho detto. Solo un secondo. Ecco l'aeroplanino. Brum! No, no, stai scherzando. Non finisce qui. Mi gira la testa. Ho la nausea. Gira tutto. È distratta. Devo approfittarne e camuffare il broccolo. Per fortuna ho del colorante nero. Non se ne accorgerà mai. E questo cos'è? Uno snack buonissimo! Hai di nuovo colorato di nero un broccolo! Io? Che dici? Sicura? Non mi permetterei mai! Ok, mi fido! È croccante! Io, ha funzionato! No, chiudi! Che problema ha? Avevo già capito tutto! Com'è rilassante cucinare! Ora cosa dovevo mettere? Una ragnatela? Un pipistrello? Ah già, un ragno! Bello fresco! Gli ingredienti devono essere di qualità! Dove vai tu? Inquietante, eh? Ma super saporito! Oh, che carino sei! Nella pentola! Ah, verrà un portento! Aspetta, era un topo o due?
Uno, sono sicura. Beh, cosa vuoi che succeda? Una bella mescolata? Devo comprarmi un calderone. Ah, che profumino. Non vedo l'ora sia pronta. Ora a bollire. Ho messo tutto? Ricontrolliamo. Allora, ragno c'è. Serpente pure. Un topo messo. Poi lo scorpione. Ah, un pipistrello. Fondamentale per diventare vampiri. Sapevo di essermi scordata qualcosa. Dov'è finito? Era qui. Se è volato via mi arrabbio. Ah no, eccolo. Credevi mica di sfuggirmi. Dentro. Credo sia pronta. Spero sia buona. C'è solo un modo per scoprirlo. La ricetta è quella della nonna. Beh, coraggio. Sarò la vampira più cool di sempre. Bella carica. Che succede? Ehi, non è normale questo! Oh no! Sto diventando rossa! Mercoledì, sei qui! Ero sicura di averla sentita! Che giornataccia! Ehi, aiutami, sono qui! Ma sei tu! Devi aiutarmi, ritrasformami! Ehi, che stai facendo? Guarda che ora sei una rosa! Che umiliazione! Oh, che è successo? Non voglio parlarne! So cosa fare! Ho questo bellissimo vaso! No, non osare! Oh, adorabile! Starai benissimo su quel tavolo! Ehi, tu! Non finisce qui! Aspetta che... Oh, agente, non riesco ancora a crederci! La mia povera bambina è scomparsa! Prenda questa sua foto così potrà trovarla! Non si preoccupi, troverò sua figlia! Grazie, agente! Deve essere qui da qualche parte! Agente, ha per caso qualche spicciolo? Sì, ecco a te! Grazie, signor poliziotto! Un attimo, somiglia alla ragazza scomparsa! È lei? Ehi, tu, vieni qui che ti riporto a casa! Riportarmi a casa? Ma io vivo qui! Signore, buone notizie! Ho trovato sua figlia! È proprio lei la ragazza della foto? Solo molto sporca! Oh, tesoro! Finalmente sei tornata! Mi eri mancata tanto! La casa non era più favolosa senza di te! Guarda, cara, ho comprato questa collana tutta per me! Wow! Già, ho buon gusto, come sicuramente ricordi! Ops. Che c'è? Che hai? Ti senti male? È che devo andare in bagno! Oh, certo, è di là! Aspetta! Errore mio, è dall'altra parte! Ah, no! Fammi ricordare! Possibile che non mi ricordo mai? Meno male che ho la mappa! Vediamo... Non è il magazzino dei dolci, né il guardaroba. Qui ci sono lo zoo, la cucina. Eccolo! Oltre la grande sala, prendi! Ce la puoi fare! Ok, secondo la mappa il bagno è proprio qui. Ah, che luce! Wow, che enorme cassaforte! Quanti soldi! È la prima volta in vita mia che ho fatto soldi mentre andavo in bagno. Un allarme! Non è colpa mia, non ho preso niente, giuro! Oh, ci è mancato un pelo, meglio trovare il bagno e basta. Deve essere qui da qualche parte. Ok, forse da questa parte? O forse di qua? Non ne ho idea. Oh, guarda che roba, un acquapark con tanto di scivolo. Però che bello. Oppure forse soltanto uno. E non ho ancora trovato il bagno. Dai, stupido bagno, ho bisogno di te. Ecco un'altra porta, sarà quella giusta? Oh, che gattone! È un leone! No, no, no! Meglio allontanarmi da questa porta! Non ne posso più, questa casa è enorme! Ah! Ah? Cosa c'è qui, un'altra porta? Ma no, dice che è il bagno! Meno male, finalmente, giusto in tempo! Ah, finalmente sollievo per la mia vescica! Ah, ora mi sento molto meglio! Perfetto, devo uscire di qui, puzza! Ehi, ma cosa... Niente carta igienica? Sul serio, non posso crederci, succede anche ai ricconi, quindi. Vediamo se c'è qualcosa che posso usare. Oddio! Quello è un bidet, l'acqua è fredda. Sensazione piacevole, però. Ecco, sono pulita, adesso provo questi altri tasti. Incredibile! Un'intera selezione di giochi per passare il tempo. Oh, che bello!
Finalmente posso realizzare le fantasie da rockstar! Woo! È stato fantastico! Proviamo l'ultimo tasto, chissà che farà questo! Ah? Ma che cos'è tutto questo fumo rosa? Qualcosa va a fuoco! Oh, mi sento strana! Wow, questo sì che è un look da sballo! Grazie, fumo rosa! Questo bagno è un posto magico! Ok, ho provato tutti i tasti, ora posso uscire! Wow, ma dai, sembra un camerino! O un guardaroba! Fantastico, guarda che luci! E che divani! E c'è anche un enorme specchio lussuoso, vediamo come sto! Ah, che diavolo è? Sarà qualche ologramma, tipo... Ciao! Forse devo premere il tasto, almeno credo! Incredibile! Premendo il tasto mi esce un nuovo outfit! Ma questo non è proprio il mio stile! Ma che? Sono in un costume da mostro, mica è Halloween! Mi prendi in giro? Non voglio vestirmi come il mio nuovo papà! Uno di questi tasti sarà quello giusto! Ora sì che ci siamo! Ho a posto persino le unghie! Nessuno potrà fermarmi adesso, nessuno! Ok, dovrò imparare a camminare sui tacchi però! Ma non è un problema, ce la farò perché ora sono ricca! Sarà una gran giornata, i compleanni dei ricchi sono incredibili! Sicuramente riceverò palate di soldi! Così tanti che non saprò che cosa farci! Un attimo però, forse posso pensare a qualcosa di meglio! Magari invece dei soldi... Tanti, tanti gioielli! Vere perle e vero oro! Ah, no, no, che dico, ho un'idea ancora migliore! Intere collezioni di nuovi vestiti! Da tutti i brand e gli stilisti più in voga del momento! No, non va bene! Non mi resta che aspettare e vedere! Eccolo, eccolo! Ho qualcosa di speciale per la festeggiata! Ta-da! Vediamo un po' che cosa c'è in questa scatolina! Ok, una cartolina. E c'è raffigurato sopra un aereo. Non capisco che cos'è. La cartolina è il mio regalo? La cartolina? Ma no, chi hai capito? Ora vedrai. Questo è il tuo regalo. Come vedi, non è soltanto una cartolina. Cosa? Davvero? Un aereo tutto d'oro? Oddio, è così enorme e così brillante. L'adoro. Ah? Non riesco a crederci a quanto poco ho speso per tutto questo. Ho decisamente il fiuto per gli affari. Ok, questo va tutto qua giù su questo tavolo. Giù, è il posto perfetto da cui ammirare il tutto. L'oro è il mio colore preferito, così bello. Ma un attimo, ho un'idea, so cosa fare. Wow, sto stravincendo! Farò il punteggio più alto di sempre. Sì, ho vinto! Tutto questo giocare mi ha fatto venire un certo appetito, però. Sì, sì, prendo il solito, grazie, con tutto il resto. Ecco la consegna. Ah, velocissimi, molto bene. Ecco, signorina, c'è tutto quel che ho ordinato, ma non hai dimenticato niente, tipo pagarmi? Ah, giusto, aspetta solo un secondo. Ah, ma dove ho messo i soldi? Questo vestito non ha nemmeno le tasche, accidenti, ok? Dovrò pur trovare qualcosa di utile qui in giro. Ecco questo bel bouquet di fiori. Prendi questo, è vero oro. Vero oro? Beh, immagino che dovrò accontentarmi. Perfetto. Sì, posso rimpinzarmi di cibo. Pizza e hamburger? Non vedo alcun problema. Oh, stai facendo uno spuntino, vedo. Voglio dare una lucidata al pezzo più pregiato della mia collezione. Solo un piccolo spruzzo e... Oh no, dov'è finito? L'avevo lasciato qui su questo tavolino! Parli di quel bouquet di fiori tutto d'oro? Upsi! Spero che ti piaccia l'insalata. Già solo l'odore così fresco e salutare, non credi? Sì, non avevo mai visto così tante posate su un tavolo finora. Come faccio a capire quale devo usare per l'insalata? Coltelli, cucchiai, così tante forchette! Ah! Ho deciso, mangerò con le mani, ce le ho apposta. Sì, è vero, l'insalata è buonissima. Tesoro, perché non usi questa forchetta? Ah, la forchetta da insalata, giusto, come ho fatto a scordarla. Ecco qui.
Le pennellate rendono questo dipinto così realistico. L'arte è una noia mortale. Aspetta, le cose si fanno interessanti. Ehi, secchiona! Au, la mia testa, perché? Mi hai fatto male! Che c'entro! Troppo divertente! Senti, lasciami in pace! Non sei stata per nulla carina, è ora di insegnarti una lezione! E ho quello che ci vuole! Cosa? Oh! L'hai fatto tu! Grazie! Figurati per così poco! Aspetta, parlo a un dipinto! Cavolo, è difficile! Aspetta, lo conosco, l'abbiamo fatto in classe, la risposta sarà qui. Ah, ecco qua, proprio come pensavo. Ma è giusto? Non ha alcun senso. Sono così confusa. Non finirò mai questo compito. Oh, che fastidio. Su, concentriamoci. No, non so che sto facendo. Che sto facendo? Non ce la farò mai, non ci capisco nulla. Proverò a fare del mio meglio. Ma non basterà. Ehi, piccola! Puoi aiutarmi? Che stai masticando? Quello non è un lecca-lecca. Accidenti, guarda quelle matite, ma che succede? È che sono nervosa! Questo è davvero un compito importante e non so cosa fare! Posa quella matita, non va mica bene! Vediamo se ho qualcosa di utile. Ho un'idea! Ho queste formine a stella. Ci metto delle matite. Wow, quanti colori! Mettiamo degli orsetti gommosi negli stampi e facciamoli sciogliere. Wow, guarda qui! Sono fantastici, che roba, pazzeschi! Wow! E anche buoni, non dovrò più rosicchiare le matite. Questi sono molto più buoni. Fantastici, li adoro. Lo immaginavo. Ora finiamo quel compito, su. Sono un genio della cucina, anche se c'è farina ovunque. Deliziosi biscotti fatti in casa. Che profumino. Ce ne sono altri in forno. Biscotti ovunque, che spettacolo. Ciao papà. L'allenamento è stato pazzesco, ho bisogno di un drink. Ho una sete. Proprio quello che cercavo. Ci voleva. È così rinfrescante. Wow, guarda quei biscotti. Non così in fretta, giù le mani. Devi lavarle prima. Su. Cosa, perché? Oh, mi ero dimenticata di tutto lo sporco. Vai subito al lavandino. Che stai aspettando? No, non voglio. Vieni qui. Non puoi costringermi. Fermati. Aspetta, ho un'idea. Ho solo bisogno di un cucchiaio. Guarda qui. Lo immergo nella crema di cioccolato ricoprendolo per bene. Poi lo uso per prendere questo biscotto e quest'altro. Ed ecco un biscotto sandwich. E ora assaggiamo. Buonissimo. Tutto senza mani. Che ne dici? Wow, sei un genio. Thank you. Ne ho uno anche per te. Oh, che dolce. Mille uno, mille due... Ho fame, il mio stomaco brontola. Ti aspetta a tavola. Ah, dov'è il cibo? Papà, dammi da mangiare. Ok, fine della conta. E cereali siano. Arrivo, tesoro. Wow, che meraviglia. Ho l'acquolina in bocca. Non possiamo dimenticare il latte. Che cereali sarebbero, guarda che bontà. Spero che ti piaccia. Ne sono certa. Ecco il tuo tovagliolo. Buona idea. Non voglio fare un casino. Grazie, papà. Aspetta un attimo, dov'è il cucchiaio? Ehi! Che c'è adesso? Ah, il cucchiaio, certo. Dammi un momento. Deve essercene uno qui in giro. Niente qui. Di qua? Nemmeno. Ah, giusto! Può usare la forchetta. Finalmente! Ah, che cos'è? Stai scherzando, vero? Vabbè, ci proverò. È più difficile di quanto sembri. Ah, non sta funzionando! Non posso usare la forchetta! Torna qui! Croccante! Qualcosa non va? Dai, finiscili! Non posso, non con la forchetta! Va bene, ci penso io. Sì, questo andrà bene.
Prima sciogliamo il cioccolato, poi prendiamo una siringa con cui lo aspiriamo. Renderà le cose molto più facili. Lo versiamo nello stampo e lo riempiamo fino all'orlo, così non ci si sporca. Faccio lo stesso negli altri, così. È divertente. Ne manca uno. Fatto. Rimuovo tutto dallo stampo e... ecco a te. Wow, è un cucchiaio di cioccolato! Lo proverò. Wow, guarda, funziona! È proprio quello che volevo. Buono! Questa è una grande idea. E la parte migliore è che poi non va neanche pulito, basta mangiarlo. Sono così felice. Presto sentirò i piedini muoversi. Beh, molto presto. Oh, sono una mamma. E che belli i miei bimbi. Mamma, dov'è il latte? Che incubo. Tesoro, devo dirti una cosa. Sorpresa. Wow, questo libro è interessante. Spostati, nerd. Smettila, devo truccarmi. Che giornata. Ehi, sto cercando di leggere. Smettila. Che è successo? Che è successo alla stanza? Ehi, non va bene. Non ho finito di truccarmi. Rilassati, ho un'idea. Forte, come hai fatto? Mi piace la salopette. Non ce n'è una in rosa? Possiamo creare il nostro spazio. Dobbiamo tutte scegliere una carta. È come una lotteria. E va bene, gioco anch'io. Che significa? Discarica? Sono confusa. Volete fare a cambio? Sì, ho la scuola. Credo di aver vinto il premio misterioso. Questi luoghi sono quelli in cui ci riforniremo. Tu va di là, io vado di qua. Davvero? Chi vuole fare uno scambio? Io ho letteralmente un punto interrogativo. Dove vado? Vabbè, è uguale. Sembra divertente. Ciao a tutti. Oh, questa la prendo io. Tanto non sei così bravo. Non c'è bisogno di fare così. Ah, la scuola, la mia isola felice. Questo non l'ho mai letto. Ehi, che pensi di fare? Ops, scusi. Prendo in prestito questi. Che sfortuna. Che ho fatto per meritarmelo? È tutto disgustoso. Ehi, questa è casa mia. Sì, ho questo effetto sulle persone. Scusa, sono un po' stressate. Ah. Mia sorella ci ha coinvolti in una sfida. E devo cercare dei materiali. Posso aiutarti? Puoi prendere il mio tappeto? Oh, grazie. Avresti potuto lavarlo, però. Ok, meglio che vada. Fatti sentire. Andiamo. Questo libro è fantastico. Possiamo iniziare a progettare i nostri spazi. È ora di fare rock. Riflette la mia personalità. Oh, carino. Ora tocca a me. Il mio spazio sarà adatto allo studio. Così mi piace. Ok, guardate qui. La mia parte sarà bella. Perfetta. E naturalmente io la rendo ancora più bella. Fantastico. È andata bene. Rovini l'atmosfera. Mi sento malissimo. Ehi, Mandy, è ora di andare a scuola. Non posso andare. Sono super malate. Non va bene. Fammi dare un'occhiata. Oh no, hai la febbre. Tu non ti muovi da qui. Devi riposare. Tornerò presto. Ha ragione. Ho la febbre. Grazie alla borsa dell'acqua calda. Sapevo che ci sarebbe cascata. Ora è il momento di divertirsi. Come sto? Mia, posso spiegare? Ma dove andate? Che silenzio. Beccata. Che problemi hai? Stavo pensando di chiamare Ellie. Non farlo. Per favore, tutto tranne Ellie. Ok, ma devi fare qualcosa per me. E va bene, cosa vuoi? So che sarà un brutto pomeriggio. È ora di mettersi comodi. Sai cosa fare? Devo proprio. È così umiliante. E i miei spuntini? Eccoli qui, signora. Spero le piacciano. Non ci arrivo. Dovresti portarmeli uno alla volta, come vuole lei. Avrei dovuto aspettarmelo.
Apra bene. Buona. Mi sento un po' tesa. Ci vorrebbe un bel massaggio alle spalle. Giusto, nessun problema. Un cambio di abito dietro l'altro. Ah, questa sì che è vita. Piano. Ops, c'era un muscolo un po' teso. È il momento della rivincita. Oh no, la ciotola si è rovesciata. Non vedo l'ora che tutto questo finisca. Un momento. No. Non si preoccupi, ci penso io. Presto avrò ripulito tutto. Non ho nient'altro da fare. Oh, che confusione. Adoro fare le pulizie. Fantastico, come vedi c'è tanto da pulire. Aspetta, devo fare una chiamata. Pronto, Ellie? Mia, sto prendendo le medicine per Mandy. Non posso parlare. Se smetto di camminare, congelo all'istante. Ok, ciao. Eh? Che stai facendo? Basta, è troppo. Oh no, non ci provare. Non puoi fare la prepotente. Oh oh, c'è Ellie? Eh? Che succede? Mandy, dovresti essere malata. Sono stata inseguita dai lupi. Giù. Oh oh, ecco, bevi. Mi spiace. È tutta colpa tua. Sto per chattare con William. La la la. Ho le farfalle nello stomaco. Oh, oh. Abbassa la voce, non riesco a concentrarmi. Eh? Non riesco a sentirti. William è adorabile. Sono fortunata. Ma che posso dirgli? Oh, ho trovato. Semplice e diretto. Ti amo. Credo che vomiterò. Un momento, sembrerò appiccicosa. Meglio cancellarlo. Ah, ho premuto invio. Che disastro. Che posso fare? Non uscirò mai più di casa. Per favore, fa che vada tutto bene. No! Ah, perché mi succedono queste cose? È davvero ingiusto. Chi sarà? Perché non vai a scoprirlo? No, sto facendo altre cose adesso. Va bene, vado io. Ma mi devi un favore. Se non è la pizza, mi arrabbio. Come immaginavo, erano solo dei volantini. Mi sono alzata per niente. È ancora offline. È scappato. Che rabbia. Calma. No, questo mi farà sentire meglio. Ah! Ok, hai un lato nascosto, spaventoso. Sapevo che sarebbe finita in lacrime. Mandy? Devo strappare altre cose. Che c'è? Non gridare. Forse ti interesserà questo. Mandy, guarda. Sono troppo arrabbiata. Cosa? Che c'è? È da parte di William. Ci sono altri pezzi. Devo rimetterli insieme. È come un puzzle. Non ci credo. Mi ama. Che dolce. Anch'io ti amo. Ti amo. Bleh. Mandy. Ma cosa? William. Mandy, ti amo. Siamo come Romeo e Giulietta. Sono felice che tu sia qui. È il giorno più bello di sempre. Che bella coppia che siamo. Prendo questi. Dov'è la commessa? C'è nessuno? Vorrei pagare. C'è nessuno? Questo campanello funziona? È così frustrante. Ehi, da questa parte. Mi piace quando sono distratti. Rendono il mio lavoro più semplice. Adoro il profumo dei soldi. Voglio parlare con il responsabile. Aspetta, che stai facendo? Non è come sembra. Sono un ispettore dei portafogli. Sembra tutto in ordine. Oddio, è un supereroe. Dove? C'è cascata. Meglio che mi inventi qualcosa. Devo andare. Wow! Farà male. Wow, c'è mancato davvero poco. Credevo funzionasse. Addio, sfigata. Ehi, vai da qualche parte? No, non più. Wow, sei bellissima. Oh, che carino. Dovrei essere io il ladro, ma tu mi hai rubato il cuore. Al momento sono impegnato, ma ti va di uscire dopo con me? Ehi, dobbiamo parlare. Stai sbavando sul pavimento. Attenta dove punti quell'affare. Basta, non sono uno straccio. Mi rovini i capelli. Che brutta scena. Ai, ai, per favore.
devo ancora pagare questi biscotti. Beh, c'è un'altra opzione. Rilassati, ho il portafogli. Che sollievo. Grazie, Mandy. Faccio quello che posso. Ok, li pago così possiamo andare. C'è nessuno? Andiamo, ci deve essere qualcosa da mangiare qui, anche solo un pezzetto di cioccolato. Ah, che giornata. Eh? Che succede laggiù? Non c'è niente, ho una fame. Ho davvero bisogno di cibo, accidenti. Da questa parte... Che è? Siediti. Andiamo, mettiti comoda. Ok. Qualcosa non va? Cos'hai lì? Sono miei, li ho trovati prima io. Rilassati, non voglio la spazzatura. Puoi decisamente tenerla. Che imbarazzo. Vediamo come risolvere il problema. Ho quello che ci vuole. Guarda qui. È solo un vecchio cappello. Metti i tuoi amici lì dentro. Su, non succede niente. Sicuro? Proverò. Caspita, non ci credo, è come un trucco di magia. Deliziosa. Sapevo ti sarebbe piaciuta. Posso mettere dentro la cacca? Proviamo. Guarda, è successo qualcosa. Troppo forte. Ora sono caramelle. Che buone. Questo è il giorno migliore di sempre. Sono contento, ti piacciono? Ho ancora una cosa, questo topolino. Vai. Chissà che diventerà. Dolce, dolce cioccolato. Aspetta, un biglietto d'oro. Wow, questo è il mio giorno fortunato. Aspetta, significa che tu sei... Willy Wonka, piacere di conoscerti. Andiamo? Sì! Come vorrei non dover fare i compiti, ma non ho scelta. Lasciami pensare. Certo, giusto! Sta andando bene. Ciao, Mindy! Wow, snack di qui! Serviti pure, ho i tuoi preferiti. Sei il migliore! Viva i dolci! Wow, wow! Oh, che male! Oh no, le caramelle! Ah, così non va bene, lascia che ti aiuti. Me le pregustavo, perché tutte a me? Non ho mai fortuna. Che fastidio! Ehi, non piangere, lascia fare a me. So cosa fare. Avrò bisogno di una caraffa e di un pacchetto di caramelle. Sembra buonissimo, eh? Ecco qui. Scarto le caramelle e le separo per colore. Ora le metto nella brocca e le faccio sciogliere. Sì, bello appiccicoso e delizioso. Ok, concentriamoci. Ho messo un bastoncino di lecca-lecca in uno stampo. Ci verso le caramelle fuse e aspetto che si indurisca. Ora posso staccare lo stampo. Prendo una catenina, l'attacco al lecca-lecca e... Ecco una bella collanina. Ho anche realizzato orecchini con orsetti gommosi. Tieni, Mindy. Wow, che cos'è? È per me! È incredibile! Sei stupenda! Li amo! Ma i miei dolcetti? Oh, non essere triste, sono Willy Wonka, ricordi? Ho sempre una scorta. Ecco a te! Wow, questo giorno migliora sempre di più! Grazie! Oh, una bibita, ci voleva proprio! Ne prendo una anch'io. Fare gioielli mette sete. Ah! Che giornata! A scuola è stata tosta oggi. Penso che farò uno spuntino. C'è così tanta scelta. Ah, prenderò un lecca-lecca. Questo sembra buono. Sarà ottimo, me lo sento. Scartiamolo. Ah, è più difficile del previsto. Proverò a morderlo. Oh, dai, funziona! Proverò un approccio diverso. Tagliamolo. Dovrebbe andare. Stai scherzando? Ora è una questione personale. Voglio solo godermi un lecca-lecca. Userò i miei colpi da karateka. All'attacco! Prendi questo! È questo! Sei tosto, eh? La pagherai! Pow! Ecco la mossa finale! Lo chiamo il loto danzante. Ti arrendi? No, non può essere! Proviamo qualcosa di più industriale. Fermo lì! Ah? Cos'è stato?
Che stai facendo? Su, fammi spazio. È tutto sotto controllo. Ok, prova tu allora. Vediamo che sai fare. Devi solo girare, tadan! E credo che questo sia tuo. Wow, ma come hai fatto? Voglio provare. Tengo e giro. Guarda, ce l'ho fatta! Doppio lecca lecca, doppio gusto. Che cosa farei senza di te? Non voglio neanche pensarci, ma ora rilassiamoci. Oh, me la sono meritata, le bollicine mi fanno il solletico. Vivere in una fabbrica di cioccolato sarebbe fantastico. Quali sono i vostri dolci preferiti? Fatecelo sapere nei commenti. Condividete il video con gli amici e iscrivetevi al canale per altri video gustosi e divertenti come questo qui.